Cinema visto in sala. Grazie ancora e viva il cinema italiano, ben fatto. Noi di Bethesda sosteniamo il cinema italiano e sosteniamo i giovani registi italiani, i giovani filmmaker. Quindi per me è un piacere introdurre questa sera prima di tutto Jacopo Rondinelli, regista del film. Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. E poi anche Lorenzo Ricordi. Questa sala che ha visto tantissimi film, e quindi è proprio film proiettato qui. Io non sono andato volutamente a vederlo fino ad oggi, perché voglio vederlo proiettato in sala energia. Diciamo che abbiamo fatto un film fregandoci un po' di tutto e tutti, e perché volevamo che il film parlasse più forte di noi, quindi non so se abbiamo altro da dire o schiacciamo play. Io se non voglio aggiungere nient'altro, Lorenzo. No. Ok, buona visione allora. L'ho adorato, veramente è stato qualcosa di pazzesco, dall'inizio alla fine non c'è un momento che molla, ti tiene sempre col fiato sospeso e poi è qualcosa di unico che non si è mai visto al cinema, è una roba originale che non è come tanti film di adesso che un po' annoiano. Molto interessante, una cosa veramente nuova, finalmente dal mercato italiano. Mi è piaciuto molto, è diciamo una prosecuzione ideale di quello che era Mine, un progetto diverso, ma sicuramente molto più complicato per diciamo il valore tecnico e artistico che c'è di mezzo. Tantissimo. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che la tensione si senta non quando i protagonisti vanno giù a mille con la musica a palla nelle orecchie, ma proprio quando i protagonisti sono fermi, avvolti dal silenzio del bosco. È lì che paradossalmente si sente crescere la tensione. Pazzesco, cioè proprio folle. E la cosa che mi è piaciuta ancora di più forse è la colonna sonora. Perché veramente ci stava a pennello con le discese frenetiche, poi anche questo suono anni 80, bellissimo. Grandissimo, grandissimo, pieno di emozioni, un sacco di ritmo e le musiche che pompano alla grande. Il film mi è piaciuto moltissimo, probabilmente alcuni aspetti della trama li avrei resi un attimo più verosimili. Il film mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato davvero adrenalinico e sono rimasta col fiato sospeso fino alla fine. La cosa che mi è piaciuta di più è stato lo svolgimento, soprattutto a livello anche di colpi di scena e di sviluppo dei personaggi, ovvero che iniziano in un modo, poi si sviluppano in un altro e cambia ancora dopo, proprio un colpo di scena unico. I colori e l'utilizzo appunto delle camere, perché effettivamente è una cosa che lascia senza parole, cioè sono un'ora e mezza di show. Io ho apprezzato moltissimo il montaggio, perché è veramente una cosa che fa uscire fuori di testa per quanto lavoro c'è dietro. E soprattutto un vero passo avanti del cinema italiano. Un sacco di rimandi ai videogiochi. A me ha fatto venire in mente anche una parte di Assassin's Creed. Un po' come si sviluppano i personaggi, soprattutto il personaggio di Max mi è piaciuto molto, perché sembra un po' uno stronzo, ma in realtà alla fine è quello più. In realtà la trama, cioè nel senso che non mi aspettavo che avesse un'evoluzione così complessa e che si trasformasse così durante il film, cioè mi aspettavo
fosse più banale, fosse più mirato allo sport. Mi è piaciuto tutto quanto, nel senso che non ho neanche respirato durante tutto il film, però mi sono divertita molto poi quando mi sono un po' calmata a cercare i riferimenti cinematografici, letterari, sono stati molto, molto bravi, l'hanno cosparso il film di cose molto molto interessanti per persone a cui piace il cinema di genere. La cosa più bella è stata questa adrenalina crescente, questi continui colpi di scena proprio nella storia, ma poi una regia meravigliosa e chapeau. Si distingue ed è bellissimo in quanto film e non in quanto film italiano, e quindi meritatissimo da vedere e rivedere. Veramente un piccolo capolavoro che secondo me farà storia. Riesce ad uscire dal film con molto ancora di cui pensare, e questo mi è piaciuto anche perché puoi discuterne con gli amici e creare anche dei confronti molto interessanti. Abbiamo uno dei migliori cinema d'Europa in Italia, venitelo a vedere, è una figata. Si è passato da Milano, il Duomo e poi Arcadia. Subito, un film al cinema Arcadia sarà energia. Grazie. Prego.